Diamo il benvenuto a Fabio Mazzeo. Allora, salve. Signora, sentite? Allora, intanto permettetemi alcuni saluti, alcuni ringraziamenti. Già fatto la presentazione, però volevo, da presidente della fondazione, anche ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questa giornata. Partire chiaramente dalla segretaria generale della fondazione, che si è veramente, spesa tantissimo e forse oltre le umane possibilità per cercare di rendere questa giornata ai massimi livelli, ma vorrei anche ringraziare Francesca Di Meo, che ha fatto un grande supporto per quanto riguarda la parte dei social, del media, del managing, e poi tutta la management, e poi Francesca Neri, Chimera Poppi, Alessia Vitali, Alessia Farinelli, che sono state tutte donne, come vedete, non abbiamo bisogno di stabilire delle quote rosse, forse dovremmo stabilire delle quote azzurre a questo punto, perché effettivamente, le percentuali sono un po' invertite. Allora, io mi sono interrogato molto su quello che oggi mi sarebbe piaciuto dire. E fra le tante cose che ho fatto, ovviamente in questi ultimi 10 giorni ho cambiato, come dire, almeno 100 volte, perché fare il presidente della fondazione di impresa è molto interessante, perché mette in atto quella che poi è la chiave di lettura di tutto il nostro lavoro, cioè quella di una certa trasversalità, una necessaria trasversalità di interessi e necessariamente anche di competenze. E quindi io mi trovo a girare il mondo, magari andando nei cantieri a supervisionare strutture nel calcestruzzo, e poi però anche a scrivere subito dopo alcune frasi che mi vengono in mente riguardo il concetto di creatività e di bellezza, il che crea dei cortocircuiti interessanti, sempre che non mi venga a un certo punto il bisogno di andare a vivere su un'isola per cercare di capire e mettere ordine tutta la confusione che questa trasversalità genera nella mia testa, ma direi che è veramente un grande privilegio essere presidente di una fondazione come quella che tutto il gruppo sta creando insieme a me. È una fondazione che ha fatto sue tutta una serie di prerequisiti, di punti di partenza che oggi, come vedete, stiamo mettendo in scena, cioè proprio questo concetto di creazione di valore, che è una sorta di non so se un nuovo modello, certamente per me lo è, ma questa idea che un'impresa possa generare valore altro che quello economico, che quindi un valore culturale, ma che di fatto è un valore che è quello culturale, che di conseguenza sono certo che genera anche valore economico, perché la competenza è comunque un qualcosa che è necessario per affrontare un mondo che è sempre più sfidante, diventa sempre più competitivo, e quindi credo che l'unica arma che abbiamo è proprio quello di amplificare le nostre competenze e di riuscire ad amplificare la nostra capacità trasversale di guardare le cose. E quindi questo che facciamo oggi è uno di questi modi, è uno di questi primi allenamenti. Allora, io partirei velocemente. Mi è piaciuta molto questa idea di Giorgia, questa parola, il dubbio, l'esercizio del dubbio. Allora, io oggi ho pensato, fra tante cose che volevo dirvi, di trasferirvi un po' di ansia, nel senso che queste parole che voi vedete in realtà avrebbero bisogno di almeno 18 ore di speech. Fortunatamente abbiamo solamente 7-8 minuti, quindi vi farò solamente delle piccole riflessioni legate a tutte queste parole. Allora, oggi vorrei parlare di transitorietà, permanenza, radicamento, densità, bellezza, identità e spazio. Perché questi sostantivi? Perché secondo me dietro tutti questi sostantivi si nascondono un po' i nuovi codici con cui un creativo deve cercare di convivere, deve cercare di dialogare, ma soprattutto deve cercare di indagare. Partiamo dal primo. Non so se avete notato
che ultimamente è chiaro che è tutto figlio di una moda, comunque di un trend, ma comunque i trend non sono mai come posso dire, degli accadimenti casuali, sono sempre figli di una lettura di bisogni. Non so se avete notato che c'è un grande aumento di questa abitudine a tatuarsi, no? Ma io ho riflettuto molto su questa cosa, perché questo è un famoso, credo che sia uno più tatuato al mondo, Rick Jenness, che è totalmente tatuato, come vedete, però mi ha fatto molto pensare questa immagine. Oggi noi viviamo in un'epoca in cui la cifra è la transitorietà, la cifra che domina è quella dell'effimero, no? Viviamo in un mondo dove le notizie scompaiono, le informazioni sono, come dire, fugaci, pensiamo solamente agli scambi che noi facciamo quotidianamente sui social, Facebook, tu dici delle cose bellissime e dopo un po' non le trovi mai più. Insomma, questo approccio effimero e quindi episodico alla comunicazione di fatto sta diventando un po', secondo me, un qualcosa con cui la gente, per la quale la gente comincia un po' a soffrire. E quindi, secondo me, sta venendo fuori questa necessità di lasciare delle tracce in qualche modo permanenti. Se fossimo ai tempi dei Sumeri, forse avremmo inciso sul bronzo qualcosa, o sul marmo che abbiamo fatto ai tempi degli egiziani, che abbiamo fatto i geroglifici, ma oggi probabilmente il tatuaggio diventa esprime una volontà di lasciare impressa su una superficie, certamente non a durata infinita, perché segue la vita fisiologica, però certamente è un modo per rendere un'informazione un po' permanente, se si può parlare di parziale permanenza. E quindi oggi quella che era stata un po' la cultura dominante nata dalla rivoluzione informatica, che ci aveva, come dire, improvvisamente scaramentato un tipo di comunicazione ipertestuale, i famosi luoghi di Marc Auger, per cui chiaramente a un certo punto eravamo tutti rimasti affascinati di questa idea di transitorietà, di luoghi di transito che non sono mai ben definibili, no? Questo concetto del significato ipertestuale che si costruisce attraverso un percorso, tutto molto bello, però probabilmente adesso c'è bisogno di radunare tutti questi frammenti e di cercare di costruire delle storie compiute che possano essere lette, ma che possano essere anche rilette, perché oggi l'idea di leggere una sola volta e di appropriarsi una sola volta di un messaggio, di non vederlo mai più, comincia a diventare un elemento, comincia a diventare una delle cause, probabilmente, soprattutto per le nuove generazioni, di un approccio un po' superficiale. Cioè questa idea che un'informazione o una nozione o l'importanza di un significato possa essere transitorio, nelle nuove generazioni credo che possa innescare processi di superficialità, e quindi c'è bisogno di un radicamento di significato, perché c'è bisogno di radici. L'uomo del resto ha fatto le sue migliori performance nel momento in cui si è radicato nei territori, e quindi è importante aumentare, perché la provvisorietà, come scrivo, indebolisce le sicurezze e aumenta le superficialità. Probabilmente il radicamento alimenta anche una certa consapevolezza, il fatto di sapere dove mi trovo e perché mi trovo e di percepire la circostanza in qualche modo partecipa a fare di me una persona probabilmente più sicura. Io non lo so, mi sto lanciando chiaramente delle provocazioni. Altro fenomeno che tende a lasciare una permanenza di strutture di senso, di significato, è questa nuova esplosione degli street writer, che come vedete, questo mi è piaciuto molto perché in realtà è un famoso Pocas Lampas, che è un famoso writer che ha fatto questa cosa al Palazzo della Civiltà Italiana per Fendi, però è molto interessante perché attraverso dei segni apparentemente casuali in qualche modo ha impresso un pensiero grafico che partecipa e dialoga, secondo me, in modo molto riuscito con quella che è la struttura architettonica dell'edificio su cui è stato disegnato. Però ecco, questa è una provocazione, ma chiaramente di street writer ce ne sono tantissimi, e se vedete c'è tutta una cultura che ormai sta diventando sempre più espansa. La bellezza. Io credo che dobbiamo veramente seriamente ricominciare a parlare di bellezza e senza paura.
Allora, senza scomodare Aristotele, senza scomodare i grandi nomi, ma certamente la bellezza è la chiave di lettura del prossimo futuro. Noi dobbiamo riparlare di bellezza, perché la bellezza fa bene, la bellezza ci porta a un pensiero positivo, la bellezza ci fa studiare la densità, perché la bellezza è sempre l'esito di una densità di valori, che sono valori sociali, valori economici, valori geografici, identità, sono tutte parole queste che oggi devono riacquisire un significato e di cui noi tutti dobbiamo riapprovarci. Quindi quando voi progetterete la vostra etichetta, ma anche quando progetterete tutto quello che vi andrà di progettare, dovrete far riferimento e dovrete in qualche modo costruire una densità. Perché dietro la bellezza c'è sempre una densità, ricordate, la bellezza non è un fatto occasionale, ma è un fatto che ha una sua ereditarietà. Pensate alla bellezza fisica, ma anche alla bellezza degli oggetti. Un oggetto è bello non perché casualmente è bello, ma perché ha in sé tutta una serie di pensieri, di codici, di riflessioni, che ne fanno una struttura di senso. E quindi anche una struttura di senso che ha una densità oltre che semantica, quindi di significato, ma anche di forma e contenuto. È tanto vero quello che sto cercando di dire, in maniera probabilmente un po' affrettata, che oggi, ad esempio, prendiamo i social, Instagram, Pinterest, la quantità di immagini meravigliose che si collezionano su questi social sono impressionanti. Sono le nuove biblioteche di Alessandria. In qualche modo, in maniera inconsapevole, tutti noi stiamo partecipando a costruire una biblioteca della bellezza, perché ne abbiamo bisogno, perché tutti noi abbiamo bisogno ogni tanto di guardare cose belle, di capire che la bellezza è portatrice sana di valori. Ed è importante leggere questi fenomeni, che sono fenomeni assolutamente alla portata di tutti, ma che di fatto dimostrano che ognuno di voi è un portatore sano di bellezza. Io personalmente sono riuscito a fare col telefono delle foto meravigliose, ma anche l'esasperazione che noi in qualche modo impregniamo alle immagini utilizzando questi filtri che sono a disposizione sui nostri tablet, sui nostri smartphone, fanno sì che abbiamo una necessità di sollecitare una certa emotività verso la bellezza, perché abbiamo bisogno di bellezza, abbiamo bisogno di andare a toccare delle corde emotive, siamo stanchi di superficialità, siamo stanchi di frammentazione, e quando un creativo approccia un progetto deve puntare alla permanenza e alla densità di questi significati. La bellezza ha bisogno di un tempo, e noi dobbiamo appropriarci di questo tempo. La vera ricchezza, il vero lusso oggi è riappropriarsi di un tempo per percepire, un tempo per capire, un tempo per leggere, un tempo per ascoltare, perché a volte il punto di vista ha necessariamente bisogno di tempo, perché a volte la dimensione, a volte un significato apparentemente distorto può avere dietro di sé indizi di bellezza. Quindi un tempo, prendete tempo. E poi lo spazio, chiaramente qui ora sono parte in causa, però vorrei dire che, come sapete, famosa frase, il medium è il messaggio di McLuhan, oggi va riscoperto. Questo messaggio è importantissimo, perché noi designer siamo i medium. Non avevo mai detto di essere medium, siamo i medium. Siamo medium perché siamo il tramite tra l'oggetto e la sua rappresentazione. Siamo necessari, siamo fondamentali, siamo strategici, siamo, secondo me, indispensabili. Questa è la vera novità che voi dovete sentire. Perché oggi la creatività, come diceva Giorgia, non è più un hobby, non deve essere inteso come un approccio ad appannaggio di quei pochi che hanno quel talento, ma è una necessità, perché noi siamo dei medium e c'è bisogno di avere un decodificatore. Siamo decodifichiamo, prendiamo dei codici, li rendiamo semplici e li rendiamo rappresentati. Siamo necessari alla lettura. Parliamo di etichetta. L'etichetta è un posto strano. Più che un luogo è uno spazio, che poi è la stessa cosa.
Ecco, io ho scritto delle frasi, è un baricentro esperienziale, uno spazio relazionale, un luogo del racconto, ma spazio relazionale stabilisce delle relazioni, perché il designer è come un alchimista in definitiva, è come un matematico, è come deve risolvere equazioni fondamentalmente, e io credo che la densità e questa bellezza si possa, non credo, ma questo è noto, si raggiunge attraverso un corretto bilanciamento di queste equazioni, dove le variabili sono proprio queste, sono l'esperienza, sono la necessità di relazione e la necessità di raccontare. Quindi l'etichetta è veramente il perimetro all'interno del quale imprime le densità, e bisogna fare riferimento a tutta una serie di parametri, parametri di contesto, il famoso genius loci, parametri anche cromatici. L'etichetta di per sé è un elemento bidimensionale, ma di fatto esprime una profondità dovuta a quello che significa, quindi al contenuto significante. L'etichetta vive sull'oggetto e l'oggetto vive e si relaziona con un luogo, perché l'etichetta è un qualcosa che attrae, è vero, che racconta, che comunica, ma essa è portatrice sana di intenzioni, di valori, di messaggi. E quindi questi messaggi vivono in un luogo, e noi con questo luogo dobbiamo entrare in relazione. Pensate quale tipo di stargate può essere un'etichetta. È una porta d'ingresso verso la comprensione di un luogo. È veramente un luogo estremamente importante su cui esercitare la nostra creatività. L'etichetta è uno spazio anche cinesiologico, cioè questo rapporto con anche col corpo umano. Ora questa è una provocazione chiaramente, ma questo serve a capire che è uno spazio di relazione anche fisico, non solo mentale, perché l'etichetta non suggerisce soltanto racconti, non ispira solo racconti, ma in qualche modo come dire, agevola anche una sorta di relazione fisica. E inoltre l'etichetta è uno spazio ulteriore. Perché ulteriore? Perché attraverso l'etichetta si può entrare in spazi differenti, si può leggere un'ulteriore versione della realtà. Questo è Banksy che fa questo lavoro, è molto bello chiaramente, l'ispirazione, questo è uno diretto tra la striscia di Gaza e Israele, dove lui su un elemento così duro, così forte, così apparentemente così drammatico come questo, riesce a dare un filo di speranza, perché promette uno spazio ulteriore a disposizione di chiunque abbia la disponibilità a immaginare, di chiunque abbia la disponibilità ad ascoltare e a leggere una versione ulteriore della realtà. Grazie.